Benvenuti alla nuova serie Agenzie da Incubo. Scherzo, voglio parlarti oggi di una cosa veramente strana che mi è capitata proprio questa mattina. E devo dire che in tanti anni che lavoro nel settore immobiliare l'ho vista di tutti i colori, ma questa le batte tutte di gran lunga. Mi ha chiamato una mia cliente, una ragazza a cui ho fatto diverse pratiche edilizie, e dicendomi: Andrea, guarda, sto cercando un nuovo appartamento in cui trasferirmi con la mia famiglia, e la settimana scorsa ne ho visto uno veramente carino. Mi piace, mi interesserebbe fare una proposta, però sono un po' perplessa su alcune cose. E che gli ho detto: guarda Chiara, dimmi se posso aiutarti, volentieri. Praticamente dice: guarda, l'appartamento è molto bello, però l'agente immobiliare, quando gli ho chiesto la planimetria, di visionare la planimetria catastale, mi ha dato una planimetria molto vecchia e con una parte disegnata a penna. Il che mi è sembrato molto strano, e io gli ho detto: scusa Chiara, come disegnata a penna? Fa sì, praticamente su questa planimetria che mi ha dato non era riportato un balcone che invece nell'appartamento c'è di fatto, e lui ha pensato bene di aggiungerlo a penna. Perché io ho detto: scusa Chiara, questa cosa non si può sentire, ma hai chiesto il perché all'agente immobiliare, il perché abbia fatto questa cosa? Guarda, l'agente immobiliare mi ha detto che il proprietario dell'immobile, colui che deve vendere, non ha questo tipo di documento, e per cui lui ha pensato bene di procurarsi la planimetria catastale dell'appartamento vicino, che però non aveva questa, diciamo, il balcone, per cui l'ha aggiunto a penna. Questa è una cosa veramente assurda. Al di là di questo, ho detto: ma scusami, ma ti sarà venuto un dubbio del perché questo agente immobiliare ha tirato fuori la planimetria catastale dell'appartamento vicino e non la planimetria catastale dell'appartamento che ti sta vendendo? È un po' strano, no? Fa sì, infatti io gli ho chiesto se prima di fare, diciamo, di impegnarmi, mi poteva dare la planimetria catastale dell'appartamento. Però l'agente immobiliare mi ha detto che in questo momento il proprietario dell'immobile non ha questa documentazione e me la può fornire soltanto dopo che ha ricevuto una proposta scritta di acquisto. E quindi dopo che mi sono impegnato in una proposta d'acquisto, prima di fare il preliminare. Allora, questa cosa è sconcertante, non si era mai sentita. Facciamo la premessa che questo è un caso particolare e che la maggior parte delle agenzie immobiliari sono, diciamo, rappresentate da delle persone assolutamente competenti ed in gamba. Io lavoro e collaboro con diverse agenzie immobiliari e ho sempre riscontrato la massima professionalità. Anzi, io consiglio sempre di rivolgersi alle agenzie immobiliari per poter affrontare la compravendita immobiliare in modo sicuro e certo. Però evidentemente sul mercato ci sono anche delle persone incompetenti, per cui allo stesso tempo consiglio anche a chi si sta comprando casa, siccome sta affrontando una spesa molto importante, probabilmente la più importante nella, diciamo, nella propria vita, gli consiglio sempre di informarsi bene e di verificare tutta quanta la documentazione. Ma detto questo, io voglio ricordare sempre una cosa, infatti quello che ho detto alla mia cliente è questo: quando si firma un contratto di compravendita, o meglio quando si fa una proposta d'acquisto, comunque sia questa proposta si fa in forma scritta, versando una caparra che può essere più o meno ingente, di solito un 5-10 mila euro, però a tutti gli effetti una proposta d'acquisto rappresenta un impegno da parte del possibile acquirente nell'acquistare l'immobile. Io un impegno del genere, a fronte di la mancanza della documentazione più elementare da visionare, non la farei mai, mai nella vita. Ma infatti un conto era se gli si chiedeva alla gente: guarda, mi tiri fuori, non so, il permesso di costruire, il progetto esecutivo, la variante. Allora in quel caso la gente poteva dire: guarda, in questo momento il proprietario non ce l'ha, però magari stiamo facendo richiesta al comune di poter recuperare questa documentazione, ci vuole un pochino di tempo perché la documentazione è un po' difficile da reperire, e questo era diciamo, un tipo di approccio che potevo accettare. Ma la planimetria catastale è un documento che si recupera nell'arco di 10 minuti. In 10 minuti si recupera questo documento e si verifica, si fa una prima verifica che è fondamentale perché la documentazione catastale deve essere corretta per poter effettuare una compravendita, però è una prima verifica e, come ho sempre detto, e questo caso lo dimostra ancora di più, è una prima verifica che può già metterci al riparo da possibili fregature, perché se questo immobile non è dotato di planimetria catastale, se l'agente immobiliare dice che la planimetria catastale sarà fornita solo dopo che il proprietario riceve una proposta d'acquisto, già questo mi fa pensare che c'è qualcosa che non va su questo appartamento, perché
da che mondo è mondo, un agente immobiliare, dal momento in cui prende in carico la vendita di un immobile, la prima cosa che fa, tira fuori visura catastale storica e planimetria catastale, perché sono dei documenti che in 10 minuti recupera a un costo ridicolo e che gli consentono già di affrontare diciamo, il primo approccio con un possibile acquirente in maniera molto più chiara e molto più tranquilla. Per cui il consiglio che do a tutti quanti gli acquirenti, a coloro che stanno cercando di comprare casa, è procuratevi e verificate perlomeno la documentazione catastale. Poi eventualmente ci sono altri documenti da verificare, però la prima verifica che va fatta è su questo tipo di documentazione. Allo stesso modo mi rivolgo anche alle agenzie immobiliari. Quando prendete in carico una vendita di un immobile, la prima cosa da fare, procuratevi la documentazione catastale. Sicuramente sarete appoggiati a dei tecnici o a dei centri servizi o direttamente voi potete tirarli fuori ad un costo praticamente irrisorio. Gli stessi proprietari, coloro che vendono l'immobile, potrebbero procurarsi questa documentazione a costo zero, perché facendo richiesta al catasto di competenza il ritiro di questa documentazione è assolutamente gratuito, oppure potete rivolgervi ad un tecnico che con pochi euro vi procura questo documento che è fondamentale per poter affrontare la compravendita. Comunque, se siete interessati, qui sotto in descrizione c'è un link a cui vi invito ad accedere. Scaricate un video e prendete un po' di consapevolezza su cosa vi serve per poter affrontare la compravendita.